Ciao ragazzi, qui l'Alex, bentornati sul mio canale. Eh sì, siamo qua per la Flap 2019. Allora, prima di iniziare ragazzi, vi ricordo che sono giochi che ho giocato nel 2019 e che non necessariamente siano usciti quest'anno. Possono anche essere usciti nel 2016, ma li ho giocati nel 2019, quindi sono nella Flap 2019. Altra cosa, sono opinioni personali, quindi ragazzi non dite ma come ti permetti, sono opinioni personali e non necessariamente sono giochi di merda, ma sono giochi che hanno un po' magari deluso le mie aspettative, che comunque credevo fosse un po' meglio, ecco, diciamo così. Detto questo, iniziamo. Sigla. They've torn us apart, fractured our society. Hurry, Sam. You know what's at stake. And the only way to save it is in my hands. My name is Sam Porter Bridges. It's my job to reconnect us. Regà, sì, Death Stranding in flop 10 al decimo posto, quindi è il posto meno grave, se vogliamo dirla così. Allora, perché ho messo Death Stranding in flop 10? Follia, follia. Per me è follia, perché non ho mai messo un videogioco di Kojima, di Kojima-san, in discussione. Cioè lui è un designer, un game designer che non mi ha mai deluso, mai, nella maniera più assoluta. E in effetti anche con questo Death Stranding non mi ha pienamente deluso. Death Stranding al decimo posto in flop 10. Perché? Allora, il gioco a livello di, diciamo, a livello grafico, tecnico, registico, è una punta di diamante, ragazzi, ma come tutti i lavori di Hideo Kojima, è una punta di diamante del sistema videoludico. Tutto quello che comprende il sistema tecnico, eccetera, è allucinante. Che comprende il sistema audio, il sistema grafico, eccetera. Cura nei dettagli, cura nei bug, che ragazzi veramente io non ne ho visti. In tante tante ore di gioco non ho visto, più di 20 ore di gioco, 30, non ho visto alcun bug, niente. Cali di frame zero, forse qualcuno, ma piccolissimo. Quindi Kojima non è solo un genio in chiave contemporanea sul mondo dei videogiochi, ma riesce anche a far uscire dei giochi che, ragazzi, porca puttana, sono curati nel minimo dettaglio sotto il punto di vista tecnico. Quante volte vediamo giochi con cali di frame rate veramente obbrobriosi? Bene, Kojima non ha mai fatto cose del genere. Il punto debole di Death Stranding, secondo me ragazzi, a livello di trama è molto incasinato, ma come anche Metal Gear, come ogni lavoro di Kojima, e questo non è il difetto, perché la trama ovviamente, se sei appassionato eccetera, la segui senza problemi. Il problema di questo gioco, secondo me, è il sistema di gameplay. In che senso? Allora, noi siamo appunto questo Sam, ok? Siamo un corriere dispersi in questo mondo ormai finito, in questo mondo in difficoltà, invaso da queste creature chiamate CA, e ragazzi, il nostro dovere è consegnare i pacchi in giro per questo mondo. È questo il problema. Allora, il gameplay non è fatto male, il gameplay è fatto benissimo, ma secondo me è monotono. Perché tu in 50-60 ore di gioco, ragazzi, non so quanto duri Death Stranding, non l'ho ancora finito, ok? Non l'ho ancora finito, lo sto ancora giocando. Penso di essere comunque al più della metà del gioco, sono quasi alla fine, penso. E appunto, ragazzi, non sto facendo, avrò fatto 2-3 missioni secondarie. Questo è anche l'altro punto dolente. Il gioco è strapieno di missioni secondarie. Pieno. Questo, secondo me, è un grande difetto di questo gioco, perché facendo le missioni secondarie, che sono uguali alle missioni primarie, sostanzialmente devi fare sempre quello, consegnare pacchi, ok?
Consegnare pacchi, poi magari c'è qualche eccezione, prova le granate, sperimenta quest'arma, però ragazzi, sostanzialmente bisogna sempre consegnare pacchi. Ci sto tenendo particolarmente, sto parlando molto di questa decima posizione, non l'ho mai fatto per un gioco al decimo posto, ma ragazzi, ne vale la pena perché è un lavoro davvero fatto bene. E quindi, lo ripeto, non è un gioco che ho messo perché è brutto, perché è fatto male, anzi il contrario. Però ha un po' deluso le mie aspettative. Questo è importante. Quindi, il problema di questo gioco sono le missioni secondarie. Perché tu, dal momento in cui mi metti missioni secondarie che rallentano la longevità del gioco, non mi sta bene. In più, se non le fai, ti senti uno stronzo. Detta sinceramente, perché tu ti immedesimi così tanto in questo mondo che pensare che tutte queste persone hanno bisogno di te e non fare queste missioni secondarie ti mette a disagio. Cioè, ti senti quasi obbligato a farle, devi farle. Per fare le cose fatte bene. E sta cosa, ragazzi, non mi piace. Perché le missioni secondarie non raccontano la storia principale. E se tu ti fomenti sulle missioni secondarie, che se sei completista, come di solito sono io, devi farle. E rallentano molto la longevità di questo titolo. Molto, ragazzi. Infatti, è per questo che ho voluto metterlo in decima posizione. Il gameplay è fatto bene, ma alla lunga stanca. E ragazzi, so che tanti difenderanno Kojima, io stesso, ragazzi, sono un fan sfegatato di Hideo Kojima da sempre. Ho sempre messo i suoi titoli in top 10, nonostante come un gioco come Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain fosse incompleto, ma l'ho messo comunque in top 10 quell'anno, per farvi capire. E aveva una grande mancanza, ma comunque è una punta di diamante ancora più alta di Death Stranding nel settore videoludico, ma l'ho messo comunque in top 10, anche se aveva il finale mancante. Tra i disguidi di Konami Kojima. Ma non torniamo a parlare di questa cosa. Io non voglio spoilerarvi niente, ma questo è il motivo per cui ho messo Death Stranding in flop 10. You are out there, you're engaging in this type of activity. We will find you. There is no escape. Look around. This is our escape. Nono posto, ragazzi, per Need for Speed Heat. Il gioco in sé a me è piaciuto, ok? È piaciuto perché Need for Speed è tornato finalmente a essere Need for Speed. Abbiamo un Need for Speed molto in stile Most Wanted e Underground, ok? E questo, per carità, è un bene. Però secondo me hanno gestito male il gioco. Hanno gestito male. Allora, il gameplay è molto divertente, senza alcun dubbio. Ma ad esempio, la campagna di questo gioco, la storia principale è trascurabile. Cioè, è molto anonima. È una storia vista e rivista, ragazzi. Vista e rivista. Non ha nulla di originale. E sinceramente, vabbè, io l'ho finita la storia principale e ho giocato anche in cooperativa, soprattutto in cooperativa, ma vi posso assicurare che per potenziare le vostre auto, per diventare di livello alto, potete anche non fare la storia principale. Cioè, voi potete giocare il gioco senza storia. E questo, secondo me, è brutto. È molto brutto. Poi a livello grafico, secondo me, ci sono molti difetti, come pop-up, come texture non proprio brillanti, quindi ragazzi, secondo me, appunto, questo Need for Speed carino, ma si va in flop 10 direttamente, ok, al nono posto, che ricordo le prime 5 posizioni, le prime 4, diciamo, non sono molto gravi, però potevano fare molto meglio. Anche il discorso riguardo la pulizia, l'uscire di notte, uscire di giorno, non c'è il ciclo giorno-notte, ragazzi, ma in questo gioco, se andate in giro di giorno e fate gare di giorno, ovviamente gare legali, vincete i soldi. Mentre se andate di notte a farle, contro la legge, aumenterete il vostro livello del personaggio. Il livello massimo è 50. Secondo me non è bello. Non è bello. Io avrei preferito un gioco col ciclo giorno-notte, dove il giorno potevi fare queste gare legali e la notte le gare clandestine. Però non suddividere giorno e notte. Cioè, qua o giocate sempre di giorno o giocate sempre di notte. O fai un po' un po'. La cosa non mi piace. Anche il discorso dei livelli è presente un bug allucinante, che non so se è un bug o un errore di programmazione, ma io ci sono cascato.
mi ha fatto davvero girare le palle. Allora, io ero a livello 30, che è un livello buono comunque. Avevo una macchina a livello 200, livello massimo della macchina 400. Avevo una macchina quasi 300, ok? Avevo un BMW M3, se non sbaglio, un M2. Un giorno accendo la Play e mi appare una notifica dei dati sincronizzati. C'è scritto: vuoi sincronizzare i dati? Se non lo fai, non potrai giocare online. Allora ho detto: sincronizziamoli. L'ho fatto e sono tornato a livello 20 e quella macchina non ce l'avevo più. Ho dovuto rifarmarmi 10 livelli e tutti i soldi che avevo guadagnato in quel periodo, in quel momento. E c'è gente che è andata molto peggio, ragazzi. Ho visto gente che li ha fatto tornare proprio a livello 0. E non è accettabile. Cioè, tu fai tante ore di gioco e ti fai un culo per aumentare il livello di soldi, eccetera. E poi un cazzo di cosa così ti fa ritornare a livello zero. Ma io metto il gioco allo scaffale e lo vado a vendere oggi. Per questo, ragazzi, nel frospedire si merita la nuova posizione della Flop 10 19. Get you off the ground just to knock you to the floor. Yeah. Let's go blow for blow. Yeah. Let's go toe to toe. When it's time to battle, they don't never ever show. When it's time to battle, I'm the first one at the door. At the door. Here we go. Ottavo posto per Mortal Kombat 11. Ora mi uccidete, lo so. Se continuo così, ragazzi, probabilmente mi vengono fan di questi videogiochi sotto casa coi forconi. Ma devo dirle queste cose, devo dire le mie opinioni, sono opinioni personali. Quindi non cacate di cazzo. Mortal Kombat 11, perché l'ho messo in flop 10? Allora, sostanzialmente il gioco non è male, ok? È un Mortal Kombat, è un picchiaduro. Classico, ok? Quello che dico a questo gioco e agli sviluppatori è che è uguale al 10, uguale al 9, uguale all'8. Ragazzi, io la prima volta che compro un Mortal Kombat e non li comprerò più, ok? Ce l'ho lì sullo scaffale quando ho voglia, farò qualche partitella, ma basta. Allora, dopo aver finito la storia principale di questo Mortal Kombat, vi sentite persi? È già finito? Basta? Ok, c'è la modalità online con le torri da affrontare, ma anche il roster è molto scarso. Poi vabbè, ok, DLC, ma cazzo al cazzo. Ma io il gioco base non posso avere 15 personaggi, sono pochissimi. Forse anche meno, non erano 15, una decina. Delusissimo, cioè quando Mortal Kombat 8, 9, 10 ne avevano di più, molti di più. Quindi ragazzi, niente, mi ha deluso. Per carità, gameplay, vabbè, sempre Mortal Kombat, sempre la stessa cosa. Grafica bellissima, però ragazzi, non basta. Non mi ha coinvolto più di tanto questo Mortal Kombat, mi ha intrattenuto davvero poco. Dopo la storia principale, che dura poco, basta. Scaffale. E a me i giochi così, ragazzi, stancano. Non ci posso fare niente. Flop 10. Time to strike. And a time to move. Everything. Settimo posto, ragazzi, per Sniper Elite 4. Qua non mi dilungherò moltissimo. Dico solo che è Sniper Elite. Sempre la solita roba, ragazzi. Sempre la solita solfa ogni volta. Sniper Elite 1, 2, 3, 4, tutti uguali. Vabbè, cambia, ok, un po' la grafica migliora, va bene, che pure a livello grafico, non è che siamo a livelli quasi PlayStation 3, secondo me.
Anzi, forse è PlayStation 3 come stile grafico, non è che sia tutta sta grafica wow. Il gameplay è sempre quello. La storia è molto anonima, con gli DLC che continuano la storia, però qua mi sta sul cazzo. Perché i giochi io li voglio completi, non che poi devo comprare un DLC e continuare la storia. Poi ragazzi, è bello che io l'ho comprato gli DLC e non li ho finiti neanche, perché mi hanno rotto il cazzo. È sempre uguale come gioco, ragazzi. Sempre uguale. E niente, non mi dilungo ragazzi, Neverlit non ne compro più, a meno che non lo rivoluzionano, perché sempre sta cazzo di seconda guerra mondiale, sempre solito gameplay, solito personaggio veramente anonimo, come non so che cosa, capelli leccati, tutto così, anonimo, non è incredibile, storia senza carattere, flop, flop, flop 10, e li avrei potuto mettere anche qualche posizione in su, Ma sono stato buono perché solo perché a queste posizioni ci sono loro. Alle prossime posizioni. Qui nulla. Sniper Elite mi ha deluso. Basta. Are you troubled by strange noises in the night? Do you experience feelings of dread in your basement or attic? Have you or your family actually seen a spook, specter, or ghost? If the answer is yes, then don't wait another minute. Just pick up the phone and call the professional. Call the Ghostbusters. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! It's something new. This wasn't me this time, I swear it. Who you gonna call? She calls my name. Lock the exits! Don't let him escape with her. Hit him with fire. Don't call. Ghostbusters! Sesta posizione, ragazzi, per Ghostbusters The Videogame Remastered. Allora, ho messo questa remastered di Ghostbusters non perché il gioco è brutto, perché il gioco è bellissimo, cioè per un amante di Ghostbusters, ragazzi, è il top, come me. Io critico qui più che altro la rimasterizzazione. In che senso? È fatta male. La rimasterizzazione è fatta male. E poi ci sono anche delle mancanze, e ora vi spiego quali. Allora, il gioco durante il gameplay ha una rimasterizzazione abbastanza fatta bene. Nulla da dire. Il gioco è quello che è, le animazioni sono un po' bruttine, però ragazzi è un gioco del 2009, 2010, 2011, non mi ricordo. Va bene, ma i filmati. Regà, i filmati sono presi dalla versione originale su Play 3 o su Xbox 360, dove cavolo avete giocato voi, e rimessi in questa remaster. Cioè, non erano toccati i filmati. Sono tutti sgranati, tutti si vedono male, bruttissimo. E crea questo spacco di gioco dove tu c'hai i filmati che si vedono male e il gioco che si vede bene. È bruttissimo come estetica. È davvero bruttissimo. E l'altra mancanza che vi segnalo è il doppiaggio italiano, che non c'è. Nella versione PlayStation 3 c'era, Xbox 360. C'era la possibilità di cambiare lingua e mettere il doppiaggio in italiano. Qua no. Si sono dimenticati, non se ne sono fregati altamente. C'è solo in inglese. Lele, però che palle, anche se in inglese che te frega. Ragazzi, a me cambia, perché un gioco come Ghostbusters devi catturare dei cazzo di fantasmi tutto il tempo. Non sto lì a leggere i sottotitoli. Mi sconcentrano, non ce la faccio. Per questo, ragazzi, Ghostbusters Remastered, brutta, ragazzi, una delle remaster più brutte che ho mai visto fino ad oggi. E mi dispiace perché ci tenevo tanto a Ghostbusters, perché su Playtime mi era piaciuto un sacco. E ragazzi, mi ha deluso. Questa remaster mi ha deluso. Basta, per i motivi che vi ho elencato. Quindi, ragazzi, niente. Sesto posto. You're afraid to be a part of something. We need you here, and that scares the hell out of you. We have to look out for each other. It's all we've got. You could have saved a few lives. There was no hope, there was no time, there was no room, okay? We'd already turned on each other by the time the hordes arrived. Hope you're right about your old lady, Deke.
gotta ask you something. What does it matter if everyone else is dead? Quinto posto, ragazzi, per Days Gone. Alcune cose legate al gameplay sono fatte veramente, veramente male. Ad esempio, la moto. La moto, guidare questa moto, guidare la moto di Days Gone, la moto non è sensibile ai movimenti, al vostro movimento. Cioè, tante volte mi è capitato che giravo, ma la moto non gira. Fa fatica a girare, la guidabilità di questo gioco è oscena. Ed è una cosa che doveva essere una delle cose principali, perché andare in moto in questo gioco è una cosa che fai sempre. Non vai in giro per la mappa gigante a piedi, ci metteresti anni e anni. Una cosa poi che critico fortemente è la grafica. Carina, ma quanti bug. Ad esempio, ragazzi, c'era un bug che ho riscontrato molte volte mentre giocavo. Il gioco andava bene, dopo 2 orette di gioco, 1 ora e mezza, le texture si annientano. Cioè, dopo un filmato mi è successo, ragazzi, che la giacca del personaggio era liscia. Era liscia, non aveva più le texture della giacca. Era proprio stile Play 2, cioè proprio liscia. La texture era un panno, cioè una cosa orribile. E non si sistemava più, dovevi riavviare il gioco. Non so se adesso l'hanno corretta queste cose, spero in cuor loro di sì. L'unica cosa positiva di questo gioco è le orde. Le orde sono davvero una figata da affrontare, perché ti vedi tutti questi zombie a schermo, sono centinaia e davvero fa un effetto pazzesco. Ma anche la trama non mi ha catturato più di tanto, ragazzi, è molto anonima anche questa. C'è la trama, perdi tua moglie, poi la ritrovi, scopri che è viva. Wow! Cioè, si sapeva fin dall'inizio che era viva, se no il gioco non aveva senso di esistere. Quindi, ragazzi, l'ho finito, però molto a fatica, lo stavo per abbandonare, però ho detto, dai, cazzo, finiamolo, e l'ho finito a forza, questo gioco. Dicono che vogliono fare il 2, ma in cuor mio spero di no. In cuor mio spero veramente di no. Anche perché è un pochino copiato da The Walking Dead, un pochino, cioè l'idea sostanzialmente è quella. Poi anche il motociclista, certo Daryl, non mi dice niente, ok. Passiamo al quarto, va, che adesso da qua in poi saranno solo dolori, ve lo assicuro. Bullet, meet your new partner. Ragazzi, per Blair Witch. Allora, Blair Witch è uscito adesso, praticamente è uscito il 3 dicembre, davvero da pochissimi giorni, e l'ho comprato sostanzialmente non perché fossi un fan dei film di Blair Witch, perché li ritengo, cioè dei film della saga di The Blair Witch Project, perché li ritengo film nulli, cioè film davvero bruttissimi, noiosi, non so come hanno fatto far storia a Stephen Horror, davvero sono orrendo, soprattutto il primo, mio Dio, è orrendo. È meglio cavarsi gli occhi con un coltello piuttosto che guardare quel film. Anche il remake o un reboot di un anno fa o due, non mi ricordo, orribile. E ora hanno fatto il gioco. Mi ha incuriosito, perché ho detto, magari il film no, però come gioco potrebbe funzionare. Certo, Lele, convinto, convintissimo. Io in questa posizione non dovevo metterci neanche Blair Witch, dovevo metterci Layers of Fear, che è un altro horror a cui ho giocato quest'anno. Ma quel gioco non sarà presente in questa flop 10, perché ho trovato di peggio, ed è appunto questo Blair Witch. Allora, io ho visto voti enormi a questo gioco, 9, 9 e mezzo, 8, 8 e mezzo, uno addirittura 10 su 10. Follia, follia pura. Cioè, se questo, ragazzi, è 10, Resident Evil 2 Remake cos'è?
Vabbè. Ma comunque, perché metterlo in quarta posizione della mia flop 10? E sono stato buono, eh? Sono stato buono. Il gioco, ragazzi, potenzialmente aveva un potenziale pazzesco. Perché io quando l'ho iniziato ero catturato. Inizio con questo bosco, entro in questo bosco con solo una torcia e il mio cane. In questo gioco è il cane. Bullet, così si chiama il cane. E questo cane, ragazzi, sostanzialmente è una figata, perché tu puoi usarlo, puoi ordinargli di annusare l'ambiente circostante e trovare indizi, trovare cose, perché tu, voi siete lì per trovare un ragazzino che è scomparso nella foresta di Black Hills, ok, va bene, nella foresta, famosissima foresta della strega di Blair, e ok. E l'atmosfera funzionava all'inizio, nel senso che tu entravi in questo bosco immenso, con solo il tuo cane, e ti dovevi unire alle ricerche di questo ragazzino. È più avanti che si smerda questo gioco. Perché per tutto il gioco, puttana Eva, non devi fare altro che camminare. Cioè, ragazzi, sembra più un walking simulator. Altro che Death Stranding, che dicevano, minchia, un walking simulator. Perché questo cos'è? E questo mi fa incazzare, perché sostanzialmente come gioco, come atmosfera, poteva funzionare alla grande, poteva davvero essere uno degli horror più spaventosi. L'hanno buttato al cesso tutto. Perché il gioco è tutto uguale. Bullet, cerca di qua. Bullet, cerca di là. Accarezza Bullet. Bullet, vai di là. Bullet, senti qualcosa? Boh, che palle. Che poi ti dà questa sensazione che il bosco sia immenso. Ma in realtà non è così immenso. Sembra un bosco infinito che tu puoi esplorarlo un casino, ti puoi perdere. E vi perderete, perché se lo giocate vi perderete tante volte. Ma sostanzialmente è piccola la mappa, non è gigante come ti vuole far credere il gioco. Il gioco dura 3 orette, 4 massimo, se proprio sei incapace. Ma dura pochissimo. E un gioco che dura così poco, farlo pagare 30 euro, non sono molto d'accordo, eh. Io l'avrei fatto pagare 15, più o meno, ma vabbè. Il problema di questo gioco, a parte i bug, raga, cioè Bullet mi si è buggato 1000 volte. Cioè, ho visto a volte che andava in cielo. Cioè, vedevo il cane decollare e fluttuare in giro per il bosco, inquietantissimo. Ho detto, minchia, qua il paranormale è il nostro cane, non è la strega di Blair. Ma comunque, mi dà fastidio, ragazzi, questa cosa che una roccia così piccola ti ostruisce il passaggio. Cioè, non puoi scavalcarla col piede, quanto cazzo ci vuole? Invece un ramoscello per terra ti blocca, non riesci ad andare avanti. Quando il tuo cane va avanti per quella via, mi è dato un fastidio enorme durante il gameplay. Anche la grafica, ragazzi, è carina, ma non è eccezionale. Dai trailer si potrà trarre in inganno che la grafica è allucinante, bellissima. Ma quando giocate, viene anche un po' il mal di testa, perché ha queste texture un po' strane. Anche la sensibilità del quando avete il pad in mano mentre girate il protagonista è molto lenta. Ok, potete aumentare la sensibilità, ma è molto scatmacchino, non lo so, non mi è piaciuto. Poi per non parlare del finale, che va bene, poteva andare peggio, è un carino il finale, non è malaccio, ecco. Però non era tutto sto wow, insomma. Lo si capisce anche da prima, però non dico cosa, non voglio spoilerare. E nulla, ragazzi, sostanzialmente questo Blair Witch mi ha deluso perché è tutto uguale. Cioè tutto il gioco devi fare sempre la stessa cosa e ti rompe le palle. Poi durante la scena finale del gioco, dove sei in questa casa abbandonata, è orribile. Cioè inizialmente tu entri qua dentro, è bellissimo perché l'atmosfera è ansiogena. Ma poi andavo sparato, raga. Quando capisci che tu i mostri non devi guardarli, basta che guardi per terra e non ti uccidono, risulta facile. Troppo facile, poi i jumpscare sono molto telefonati, tranne uno, che non vi dirò quale. Uno mi ha fatto veramente cagare addosso. Ma gli altri sono tutti telefonati e stavo là così. Ragazzi, allora, io davvero, vi faccio vedere la mia, mentre giocavo a Blair Witch, come stavo. Eccolo qua. Raga, veramente, eh? Mi stavo davvero addormentando in alcuni punti. Poi anche un'altra nota dolente, e chiudo perché ne sto già parlando troppo di questo Blair Witch, sono i comandi. Orribili. Cioè, poco intuitivi, ragazzi. Cioè, per raccogliere oggetti per terra R2. Perché? Ragazzi, questo Blair Witch, niente. Delusione amarissima. Passiamo al prossimo gioco che...
Adesso siamo sul podio, sono cazzi. Should have never gone down to that plane in the first place. Oh, damn. Every single thing you bring back has an essence. I told you to leave everything down there alone. We have unexpected guests. What are you doing? Terza posizione, ragazzi, per Man of Medan. Questo nuovo lavoro da parte degli sviluppatori di Until Dawn, titolo che tra l'altro mi era piaciuto davvero molto, nonostante le sue cose da B-movie, teen B-movie, però mi era piaciuto davvero tanto, era ben realizzato. Man of Medan non mi ha convinto per niente, ragazzi, ma proprio per niente. Storia banalissima, che tra l'altro, lo so, sarà una serie a episodi. Ci sarà Man of Medan, poi ci sarà un altro episodio, insomma è un videogioco a puntate, se vogliamo dirla così. La cosa che è inaccettabile è vedere un gioco nel 2019 con questa qualità da questi sviluppatori avere una trama così brutta rispetto a Until Dawn, a Heavy Rain. Cioè una trama, ragazzi, che tu capisci nella prima ora di gioco cosa succede e non hai più paura di quello che può succederti, perché capisci che è tutto falso. È tutto provocato da quel cavolo di gas. Io lo capisci subito, cioè lo prevedi subito questa cosa. Non funziona. Poi ragazzi, il gioco ha dei rallentamenti imbarazzanti. Veramente imbarazzanti. Cioè, dei cali di frame rate come non ne ho mai visti. Veramente, è inaccettabile il 2019, una cosa del genere. È inaccettabile. Per di più i dialoghi scritti col culo, ragazzi, davvero i personaggi sono odiosi dal primo all'ultimo. Infatti la serie che ho fatto su Man of Medan penso sia stata la serie meno vista della mia carriera qua su YouTube. Orribile, orribile. La vorrei anche cancellare, ragazzi, ma siccome l'ho fatta tutta non la cancello per il lavoro che c'è stato dietro di montaggio e anche le ore di caricamento video, quindi solo per quello non lo tolgo, se no ragazzi l'avrei tolta anche se l'ho finita, perché è davvero una serie orribile, ma proprio il gioco è orribile e si merita il terzo posto in questa flop 10. Force. Seconda posizione per Jump Force, giocaccio. Ragazzi, allora io ho comprato Jump Force perché sono appassionato di anime e avere un gioco picchiaduro con tutti i personaggi degli anime, non proprio tutti, ma questo appunto ci arriviamo a questa cosa, era una figata, cioè ho pensato devo averlo assolutamente, ma costi quel che costi, devo averlo. Ragazzi, un gioco dove c'è Goku e Naruto insieme, di che cazzo stiamo parlando? Il problema è il gioco in sé. Stile grafico che inizialmente ti pare carino, con effetti luce, nel senso effetti speciali delle mosse, queste cose qua, veramente fighe. Ma lo stile grafico è orrendo, cioè te ne accorgi dopo un po' che ci giochi. Cioè i volti dei personaggi sono inespressivi come non ho mai visto. Durante la storia anche qua molto banale, niente di che, ci sono i personaggi che parlano,
I loro volti sono sempre così. Ciao Goku, come stai? Allora, oggi c'è una nuova missione. Che dici? Andiamo a vedere? Ragazzi, volti inespressivi, ma proprio brutti. Alcune animazioni pure bruttissime. E poi la mancanza più grave di questo gioco sono i personaggi. Perché tu in un anime come Dragon Ball, ok? Non puoi mettermi solo Goku, Vegeta, Piccolo, mi pare c'era Piccolo, non mi ricordo, e Freezer. Naruto sono tre personaggi, tre mi pare. Gli altri anime, due personaggi, i Cavalieri dello Zodiaco solo due, Dragone e Pegasus. E gli altri? Crystal, Andromeda? Cioè, ma adesso recentemente hanno messo Majin Buu, hanno messo qualche altro personaggio, ma... Cioè, un gioco di Picadolo, ci sono tutti i personaggi degli anime? Mettimili tutti! Sono pochissimi personaggi che mo stanno aggiungendo con i DLC, ma col cazzo che vi do i miei soldi per dei DLC mediocri con solo dei personaggi. Mentre ragazzi, giocaccio, non ve lo consiglio neanche di comprarlo, non sponsorizziamo ste cazzate, ste cagate. Non è neanche divertente, sono sempre le solite combo, sempre le solite mosse, bruttissimo. Davvero bruttissimo. Detto questo ragazzi, davvero, non compratelo mai. E se l'avete comprato potete benissimo capirmi di cosa sto parlando. Bene, ragazzi, siamo arrivati alla fine, anche quest'anno, della Flop 10. Prima posizione per un gioco che mi ha deluso tantissimo, un gioco che aspettavo molto e che mi ha deluso e l'ho definito orrendo nelle sue meccaniche. Al primo posto ovviamente c'è... Ghost Recon Breakpoint. Caro Ubisoft, io ti voglio bene, oddio, neanche tanto per la verità, anzi per niente. Mi hai rovinato Assassin's Creed, ora mi rovini anche Ghost Recon. Mi hai rovinato pure Splinter Cell. Cosa stai facendo alla tua carriera, Ubisoft? Azienda di videogiochi davvero che sta diventando mediocre. Molto simile a Konami, se vogliamo proprio dirla tutta. Secondo me, guarda, fate con Bricola voi due. Giocate a briscola. Nelle feste di Natale giocate a briscola insieme, Konami e Ubisoft. Scandaloso. Ragazzi, sto gioco è scandaloso, veramente. Io mi sento offeso da consumatore dopo aver provato Ghost Recon Breakpoint, che l'ho abbandonato, neanche finito, neanche metà gioco. Proprio ragazzi, l'ho giocato per un po' di ore e basta. E mi è bastato. Il gioco in sé non è brutto. Oddio, potevano fare molto di meglio. Ma queste cose, ragazzi, ormai Ubisoft ne siamo a conoscenza. Bug, glitch, vabbè. Non neanche a dire. Se in un gioco Ubisoft non c'è un bug, anzi, non c'è almeno una decina di bug, non è un loro gioco, nel senso, lo mettono per forza. È un marchio di fabbrica di Ubisoft. Ma comunque. Le microtransazioni. Ragazzi, i titoli di Ubisoft, piano piano, si stanno trasformando in slot machine. E non sto scherzando. Ma ce ne accorgiamo anche da Assassin's Creed, ragazzi. Da Odyssey. Già quando ho sentito dire Ghost Recon, quello nuovo, sta per uscire. Così presto, dopo Wildlands, un Ghost Recon che ne esce così presto. Mi sta venendo qualche dubbio. Già puzzava un po' la situazione. Ma tu non mi puoi fare un gioco che pago 70 cazzo di euro. Uno... tutto online, che se non hai la connessione non puoi neanche giocare offline, non puoi giocare in singolo giocatore se non puoi sentire la connessione internet. Sta cosa non esiste. E Ubisoft ha detto, ma toglieremo questa opzione. Non me ne frega. Perché io, che purtroppo non ho la fibra, che sto aspettando con ansia di averla, perché voglio anche aprirmi un canale Twitch dove fare i let's play, io non mi posso permettere un gioco del genere. Perché la mia linea fa schifo. E ogni 2x3 mentre giocavo a Ghost Recon, a volte connessione scaduta, menu principale.
Non esiste. E non mi sono mai progressi, mi giravano i coglioni. Non esiste. Ma il problema più grande di questo gioco sono le microtransazioni, come ho già detto. Io non posso pagare un gioco a 70 euro e poi tutti gli oggetti di gioco, la maggior parte, a pagamento. Con i punti Ghost. Vi prego. Non si può vedere. È uno scempio, è un'offesa per i consumatori. Mettimi qualcosa a pagamento, ci sta. Una skin, qualcosa. Ma non quasi tutto. La maggior parte dei vestiti per il nostro soldato sono tutti ottenibili tramite punti Ghost, che sono punti che devi comprare con soldi in più, con tuoi soldi in più. Ricarica PlayStation, 5.000 punti Ghost e compri. Ma no, non funziona la Ubisoft, tu ti rovinerai così, te lo dico io. Poi ci sono i pazzi che ci spendono soldi queste cose, ma sono pazzi. Detto questo, ragazzi, Ghost Recon, un titolo obbrobrioso, un titolo che potrebbe far, per quanto mi riguarda, fallire una casa come Ubisoft. Svegliatevi, ragazzi, non comprate questi giochi. Io l'ho detto, me lo sono promesso, questo è il primo ed ultimo titolo Ubisoft che compro se non cambiano la loro scelta di marketing sulle microtransazioni, perché è una cosa che odio. Se io compro, i DLC sono un conto, ok? Tu puoi avere il gioco completo, poi dei DLC, storie secondarie, va benissimo. Ma tu non puoi mettermi un gioco dove quasi tutte le cose, tutti gli oggetti, le skin, a pagamento in più. Non esiste. Vaffanculo Ubisoft, ma veramente. Quindi, Ghost Recon, Breakpoint, il peggior videogioco che ho mai giocato. Flop 10 2019. E nulla, ragazzi, questa era la Flop 10 2019. Davvero, fatemi sapere qua sotto nei commenti le vostre Flop 10. Io mi sono tolto davvero mi sto assolendo dalla scarpa dopo aver fatto questo video. Meno male, ok? Meno male, perché non potevo più, dovevo sfogarmi su questi giochi. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like, iscrivetevi e commentate. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Alex. Ciao, ragazzi.